grande regalo, è tra l'altro per me un privilegio, perché l'ho spesso invidiato benevolmente al nostro collega Sergio Canelles in Mediterraneo, il maestro Marco Lo Russo, che con uno strumento in mano che fino a poco tempo fa sapeva troppo di popolare, veniva quasi snobbato, compone e porta al mondo un altro volto della fisarmonica. State a sentire. Finalmente anche al cuore dei giorni, perché insomma ti aveva un po' monopolizzato il nostro Buongiorno. Sergio Canelles con Mediterraneo. E il maestro Lo Russo l'abbiamo ritrovato in Rai, perché noi non abbiamo mica paura della concorrenza. Proprio l'ultima cosa, la grande diretta che avete fatto per l'ossessione della sindone. Sì, esatto. Maestro, siamo partiti da una cosa volutamente popolare, Romagna mia, che è una cosa da difendere, che sono tradizioni importanti, per poi fare un viaggio attraverso qualcosa che cambia. Questo strumento, Strumento per me è la mia vita, nel senso grazie a lei, sì, perché enorme rispetto per gli strumenti che sono mezzi attraverso i quali si comunica, mi ha permesso di fare tanti viaggi. E il viaggio più bello è iniziato proprio da questo, dal fatto di eseguire musica popolare e anche popolana, perché con questa musica che i nostri nonni, le nostre generazioni precedenti, stavano, appunto, come diceva la dottoressa, intorno a una situazione sociale, e con quel poco stavano bene ed erano felici. Qual è la magia della fisarmonica? Che emozione regala? Questo, il respiro. Che è umana, che è estremamente umana. Scusate, fate silenzio, lo possiamo risentire? Sembra il mare. Esattamente. È vita. Sì. Ecco perché la fisarmonica si dice lei e non esso che uno strumento. Esatto. Già mi fai venire i brividi. Marco Lo Russo, possiamo restare in tema? Dove ci porti? In un tango. Che bello. Guardate qua. Thank you.
mi alzo, perché Marco, sono grandi classici, chiedo scusa per le spalle, rivisitati, ma quanto ancora questo strumento può raccontare, quanti progetti ancora ci sono all'orizzonte? Tantissimi, e l'ultimo è proprio quello del ballo. La danza ha fatto sempre parte un po' della mia vita, nel senso ho lavorato con ballerini del Teatro dell'Opera, abbiamo proprio creato degli spettacoli e adesso ci stiamo spingendo oltre con le danze moderne, proprio lanciando un progetto addirittura. Attenzione, fisarmonica e danze moderne, può essere un azzardo che fino a poco tempo fa... E con l'elettronica, e con un esilio dell'elettronica. Che cosa si può fare? Tanto, si può fare tanto. L'importante è come nel tango, bisogna avere una storia da raccontare e poi lo strumento diventa una scusa. Lo strumento può diventare una scusa quando c'è ballo e musica insieme? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Dove si può arrivare con la fisarmonica? Ma si può arrivare ad essere se stessi, ad essere quello, una persona semplice che comunica il proprio essere attraverso una fisarmonica. Perché è stata sempre snobbata? Perché era una cosa quasi per gente povera? Perché diciamo che il pianoforte assumeva il ruolo di strumento del salotto borghese. Quando la fisarmonica negli ambienti viennesi dei primi del Novecento è diventato il sostituto dell'organo portativo e del virginale, che erano gli strumenti salottieri, è stato un po' snobbato, perché la fisarmonica ha subito un fenomeno sociologico denominato nomadismo culturale, cioè proprio ha avuto questa migrazione, certo, dagli ambienti salottieri. Vedi nel tango in Argentina, vedi nel fado portoghese, vedi nella musica gitana. Marco, perché tra tanti strumenti la fisarmonica? È una domanda sempre piacevole, perché io per gioco ho iniziato a suonare, a studiare musica, e alla fatidica domanda, iniziamo a studiare musica, che strumento vuoi suonare? Io risposi con molta semplicità, a mia nonna piace la fisarmonica. Beh, e mi sono ritrovato in questa avventura. Nonna che c'è ancora? Sfortunatamente no, beh, guarda, ma ti guarda e ti rendi, ha fatto questo guaio, per modo di dire. Sì. Allora, io lo voglio dire non perché abbia bisogno, Marco Russo, di presentazioni, ma l'abbiamo strappato, qualcosa di molto importante, di cui ti siamo profondamente grati per questo. Io ringrazio voi. Perché talenti del genere non si prestano facilmente. Sei un nostro vecchio amico, hai avuto come dire, l'amicizia nei nostri confronti, e noi oggi potevamo soltanto dirti grazie così. Ma sapere che sei transitato in questi studi per anni a noi fa un grande orgoglio, davvero, ci mette davvero un grande orgoglio. Marco, che ci puoi regalare in onore del padre? La libertà. Thank you.
tua nonna, che ha dato la possibilità. Guardate, io sono quasi commossa. A parte che la fisarmonica ci riporta alle nostre radici, ci riporta veramente a quelle della nostra famiglia ed è una cosa veramente grandissima. Dove ti possiamo venire a trovare proprio nell'immediato futuro, Marco? In giro per il mondo. In giro per la prossima, ma una a Roma ce l'hai proprio, come guarda, diciamo noi. Facciamo una bellissima cosa il 14 di aprile a Formia. Ecco, esatto. Dove? Nel liceo classico Pollini. Tra ecco perché la grandezza degli uomini ce lo stanno dimostrando anche questo Papa che è appena arrivato, è fatta di umiltà. E quando un artista riesce a diventare piccolo ed entrare dentro una scuola, e allora sei veramente ormai grandissimo. E grazie. Noi ci possiamo pregiare, lo dico veramente con tantissimo onore, di aver non tenuto a battesimo perché eri già grande, ma di aver ospitato Marco Lorusso più di una volta. Un applauso grazie. Speciale. Grazie. Speciale. Grazie. Speciale. Grazie.